Gian Piero Saladino qui interviene da vari punti di vista, come intellettuale, come esponente della sinistra, ma soprattutto non dimenticando il fatto che è responsabile il direttore di un'altra delle due realtà che è rimasta in provincia di Ragusa, che è la scuola di servizio sociale, che è al momento allocata a Modica. Quindi pregherei il dottor Saladino di... Sì, ti vuoi sedere qua? Grazie a Francesco, grazie a Giorgio per questa iniziativa. Io parlo poco perché parlo per penultimo, parlo poco perché con il mio raffreddore la voce non mi regge. E parlo poco perché delimito il ruolo che qui svolgo, anche perché l'altro che potrei svolgere è stato in modo eccellente rappresentato da Marco Cascone, che ha messo in evidenza la necessità che il mondo della ricerca e della didattica universitaria debbano aprirsi al mondo delle imprese e dei settori trainanti del territorio di riferimento. Potrei aggiungere, lui lo ha detto con il volume un po' più basso, ma lo ha detto pure, che le imprese dovrebbero organizzarsi in rete tra loro per costituire domanda esigente ed esplicita di servizi da parte dell'università, laddove invece probabilmente finora il rapporto è stato gestito individualmente da ogni singola impresa ad ogni istituto, diciamo, universitario. Ecco, il mio ruolo qui è quello di direttore della scuola di servizio sociale con sede a Modica, che è sede distaccata, sede periferica dell'Università di Messina del corso di laurea di Scienze del Servizio Sociale. Gli studenti sanno che l'articolo 3,2 della Costituzione italiana dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Se l'Italia fosse coerente con questa norma fondamentale della nostra convivenza, 3,5 miliardi andrebbero destinati, al termine di questo convegno, al sistema universitario del Mezzogiorno d'Italia, piuttosto che agli sconti sul capitale immobiliare improduttivo. Punto e a capo. C'è un aspetto legato al mercato. Si è parlato di collegamento dell'università al mercato. Bene, bisogna intendersi sul concetto di mercato. C'è un mercato che non è in grado di pagare, ma che esprime un bisogno forte e radicato, basato sull'articolo 3 della Costituzione italiana, ed è il bisogno di servizi sociali. Tra i diversi settori produttivi, una delle economie esterne forti di questo territorio fino a poco tempo fa era il capitale sociale, e cioè la capacità di un territorio di essere coeso e di vedere poveri meno poveri, ricchi dignitosamente meno ricchi, e una società forte, unita e coesa, che diventava leva dello sviluppo del modello Ragusa. Forse noi questo ce lo siamo dimenticati e potremmo lasciarci tentare dall'idea che corsi di laurea e studi che riguardino i servizi sociali non siano studi produttivi. Io nego questa affermazione, questo pregiudizio, e entrando nel merito dico che una scuola nata 46 anni fa,
che per 46 anni ha svolto la sua funzione portando alla laurea 762 assistenti sociali di questa nostra provincia, che ancora ha 144 iscritti nonostante l'effetto di scoraggiamento permanente che da circa 4 anni viene determinato a danno di questo corso di laurea da notizie incerte che si rincorrono circa la prosecuzione o la non prosecuzione di questo corso di laurea e che ci impedisce, senza doverci mettere a rischio la faccia, coloro che non siamo responsabili del futuro o meno di questo corso di laurea, di poter fare l'adeguata promozione e quindi l'adeguata informazione alle giovani generazioni riguardo alle opportunità che questo percorso di studi continua, nonostante tutto, a garantire. Primo, la possibilità di un insegnamento multidisciplinare che riguarda la psicologia, la sociologia, l'economia, il diritto, la storia, l'antropologia e il servizio sociale. Secondo, le tasse più basse in questo momento sul mercato, 389 euro l'anno, salvo arrotondamento in aumento, in relazione alle condizioni sociali e reddituali delle famiglie di provenienza. Terzo, la possibilità con la laurea triennale, unico caso tra le professioni, di acquisire l'abilitazione all'esercizio della libera professione di assistente sociale, per cui è possibile acquisire la qualifica con esame di abilitazione che noi stessi, pur non essendo né retribuiti né istituzionalmente incaricati di farlo, facciamo per preparare i nostri studenti neolaureati all'inserimento appunto nell'albo degli assistenti sociali. Aggiungo, questo corso di laurea ci mette nelle condizioni di fare anche attività di formazione permanente degli assistenti sociali, in quanto sappiamo tutti che la preparazione di questa categoria non sempre oggi è all'altezza rispetto alle aspettative del mondo dei servizi sociali. E noi abbiamo portato avanti come scuola l'aggiornamento permanente, faremo anche quest'anno attività di aggiornamento, quindi garantiamo in modo orizzontale e permanente la formazione di questa categoria. Questa scuola, in un progetto di università a Ragusa, non c'è scritto nella provincia di Ragusa, si trova di fronte ad un bivio. Ed il bivio è questo. Intanto, autonomamente, riceve e mette a disposizione del territorio circa 150.000 euro l'anno sulla base della legge istitutiva delle scuole di servizio sociale, capitali che attira quindi da Palermo a Modica, insieme alla disponibilità a titolo gratuito dell'immobile ospitante che è offerto dalla Compagnia di Gesù, che è titolare da 46 anni a questa parte di questa attività formativa. Inoltre, tra le 9 scuole di servizio sociale siciliane, 2 sono state chiuse, ne sono rimaste in vita 7. Di queste 7, soltanto 2 fino ad ora sono sede di lezioni universitarie, Palermo, Santa Silvia e Dal Contres di Modica, in un territorio, il sud-est, che non ha una presenza universitaria, in un territorio, la Sicilia,
dove gli atenei non sono capaci, non hanno neanche la volontà, di curare un'altra caratteristica fondamentale di questo corso di laurea, che è il tirocinio obbligatorio permanente lungo i 3 anni, pari a 150 ore l'anno di tirocinio sul campo, quindi nei contesti di mercato sociale, che mettono i ragazzi nelle condizioni di acquisire preventivamente, prematuramente, anche capacità applicative e di ricerca sociale che li professionalizzano anzitempo. In questo la nostra scuola svolge questa funzione con in tutto 5 unità part-time, di cui 3 docenti professionisti assistenti sociali, un direttore part-time e una segretaria part-time, che vengono interamente retribuiti sulla legge delle scuole di servizio sociale, quindi che non costano una lira al territorio. La questione allora è questa, e vado alla conclusione. Se si vuole dare seguito a questo primato che la scuola di Modica ha, insieme alla Santa Silvia di Palermo, di essere la sede di lezioni universitarie, di docenti che da poco tempo a questa parte, da quando io sono direttore, dalla fine del 2011, abbiamo valorizzato anche per fare attività convegnistiche, seminariali di ricerca sul territorio, di cui vi risparmio l'elenco, questo territorio deve mettere in campo una risorsa pari a 155.000 euro l'anno. Con 155.000 euro l'anno, che possono ridursi se si riuscissero ad incrementare le iscrizioni, cosa che è possibile fare. La domanda c'è, si presenta ai nostri sportelli ogni giorno, ma subordinando l'iscrizione alla certezza della continuità di questa attività. E allora, se le iscrizioni aumentassero, la quota a carico del territorio per continuare ad avere questa attività universitaria in provincia sarebbe anche ridotta, riducibile rispetto ai 155.000 euro. Se questo si può fare a Ragusa, visto che il comune di Modica, reiteratamente sollecitato, al di là delle storie pregresse nelle quali la scuola dal Contres non c'entra assolutamente nulla, per una scuola che beneficia Modica, perché a Modica vanno a studiare, a dormire, a mangiare studenti e docenti. Visto che il Comune non si è reso disponibile, nonostante dichiarazioni reiterate alla stampa, a risolvere questo problema, per poter continuare a dare la sua quota parte di contributo. Ieri il presidente del consorzio universitario parlava di 50.000 euro, mica parlava di tutti e 150.000 euro. Beh, questa scuola, siccome non è legata al territorio, e aggiungo, non è nemmeno legata al consorzio, perché questa scuola, essendo legittimata da Palermo, dalla scuola istitutiva delle scuole di servizio sociale, può andare dall'amico Ciccio Raniolo e dire: vogliamo con l'Università di Cosenza avviare un percorso di questo tipo? Quindi le università locali saltano, non abbiamo bisogno. Aggiungo, c'è un'altra possibilità, che il consorzio di Noto, il CUMO, è già disponibile a prendersi carico di questo corso di laurea di servizio sociale. I ragusani, Ragusa, che manda più di un terzo dei 144 iscritti a studiare a Modica, cioè a 2 passi, ha un interesse a che questa attività si trasferisca a Noto? Le donne, che sono il 92% della base dei nostri studenti,
e che dalle nostre verifiche per il 75% risulta in qualsiasi modo occupato, le donne in un sud dove i tassi di disoccupazione giovanile sono prevalentemente disoccupazione femminile, hanno interesse o no? Questo territorio ha interesse o no per un investimento così limitato? Io ritengo assolutamente di no, indipendentemente dai 3,5 miliardi che il governo Renzi dovrebbe investire per le università del Sud piuttosto che per defiscalizzare i capitali immobiliari delle grandi ville. Ma noi come territorio credo che questo sforzo lo possiamo fare. Se Modica non vuole starci più, bene, che ci stia a Ragusa, oppure noi troveremo una soluzione altrove, spostando ovviamente laddove è necessario la sede della nostra attività. Grazie.